canzoni che fa il punto sulla nuova fase che si prospetta questa estate. Sì, diciamo che stiamo chiudendo i percorsi regionali oggi. Per riaffermare un saltante contenuto una discussione lunghissima su temi di sviluppo, sulla prospettiva del paese. È chiaro che poi tutto questo è determinato nei singoli territori, una potenza importante sulla territori che sono economici. Cosa significa oggi provare a mettere in campo una linea di contrattazione anche per ricostituire le colorazioni? C'è un tema che è sempre molto importante, che è quello della qualità, sul lavoro, quale può essere in questo periodo storico un modello efficace per contenere la curva. La nostra organizzazione ha presentato in questo momento depositata in Parlamento la Carta dei diritti universali dei lavoratori e delle lavoratrici, un nuovo statuto dei lavori in cui si prova a mettere in campo un'idea universale della precarietà sia del soggetto di diritti al lavoro. E questo non è stato fatto nel passato, anzi si è pensato di poter prendere sul livello nazionale e internazionale riducendo la tutela e riducendo il diritto. Dato quello che abbiamo visto sotto gli occhi, cioè un aumento dei contratti locali, una sempre maggiore difficoltà soprattutto delle giovani generazioni a trovare un lavoro tra virgolette buono, e soprattutto gli interventi che sono stati messi in campo non hanno costituito una leva occupazionale che ha fatto cambiare il segno del nostro mercato del lavoro. Tutto vuole cambiare, noi abbiamo una proposta presentata, questa è importantissima. Una raccolta di firme larghissima, dovuta all'assemblea delle lavoratori e lavoratrici, chiediamo al Parlamento di discutere di questo se vogliamo davvero fare un passo avanti sul versante sindacati, che condizioni si fa a accedere adesso. Ma dal punto di vista delle iscrizioni, paradossalmente nella fase di crisi abbiamo aumentato gli iscritti tra gli attivi e soprattutto gli iscritti tra i lavoratori più precari. E questo secondo me è un significato proprio anche per rinnovare fiducia nelle organizzazioni sindacali, nel potere della collaborazione. È chiaro che oggi il vero tema è come contrastare questa disintermediazione crescente nel rapporto con il governo, diciamo così, continuità rispetto a politiche che passano negli anni che abbiamo alle spalle, di stabilire di contrattazione che possa restituire un nuovo interesse e soprattutto valorizzare la confederalità dei sindacati italiani e della nostra ovviamente, ma ci sta qui perché hanno proprio nel tratto della confederalità un elemento unico peculiare in Europa, ma direi nel mondo, cioè l'idea di poter tenere insieme la rivendicazione individuale con l'idea di paese.